Sono stati annunciati in questi giorni dei risultati importanti che riguardano l'antivirale Remdesivir utilizzato per il Covid-19. Risultati che riguardano soprattutto la mortalità e che sono stati presentati durante il Forum Mondiale sui Microbi. Noi ne parliamo con il professor Luigi Viale, cercando di capire meglio questi dati. Allora, professore, ci sono stati vari studi in passato sul Covid e sul Remdesivir, tra cui un importante studio, l'ACCT1, che era anche, insomma, uno studio, proprio per registrare il farmaco, però non si era mai arrivati poi a una significatività statistica sulla mortalità. Cosa ci dicono questi nuovi dati che sono, tra l'altro, su un numero, abbastanza consistente di pazienti? Se facciamo un passo indietro e ricordiamo la storia dell'infezione da HIV, 40 anni fa, quando iniziò la partita della terapia antiretrovirale, noi aspettavamo che il malato arrivasse in AIDS conclamato prima di dargli il farmaco. Poi abbiamo capito che se glielo diamo prima funziona meglio e non fa andare il malato in AIDS conclamato. Ma in realtà l'aveva già capito Paul Ehrlich 200 anni fa, quando diceva: se c'è un'infezione, colpisci forte, colpisci subito. Il Remdesivir ha subito la stessa evoluzione. Abbiamo un'infezione virale con una fase virologica iniziale di malattia molto sostenuta, in cui il virus ha una replicazione virale importante, e aspettiamo a darglielo quando il paziente sia in condizioni di insufficienza respiratoria, quando verosimilmente la fase virale si sta esaurendo e si è innescata la fase di risposta immunitaria disregolata. Per dirla in parole povere, lo abbiamo sempre usato troppo tardi e i trial registrativi sono stati fatti con delle modalità di arruolamento, secondo me, troppo tardive, perché venivano arruolati i pazienti in insufficienza respiratoria. Allora, se io ho una spina in un piede, prima la tolgo, meglio è. Se io ho un'infezione virale e faccio un farmaco antivirale prima possibile, verosimilmente ho un risultato migliore. Infatti, quando dalle regole rigide dei trial clinici ci si sposta sulla real life evidence, viene fuori, con i limiti ovviamente degli studi real life, che non hanno tutte le perfezioni metodologiche dei trial clinici, ma che hanno il vantaggio di fare uno spaccato di vita reale su numeri enormi, su quasi 100.000 pazienti che negli Stati Uniti hanno avuto una terapia con Remdesivir. Globalmente il farmaco fa guadagnare una percentuale tra il 20 e il 25% di riduzione di mortalità. E dove si realizza il massimo effetto sulla mortalità di Remdesivir? Nei pazienti con basso livello, con necessità di supporto di ossigeno di basso livello, quindi nei pazienti con meno necessità di supporto di ossigeno, quindi nei pazienti meno gravi. Chi sono i pazienti meno gravi, considerato che la storia del Covid è una discesa verso gli inferi progressiva, da una condizione di dispnea soggettiva fino a una condizione di reale insufficienza respiratoria, i malati che sono stati trattati prima. Il vero vantaggio l'ha fatto vedere sui malati con bassa necessità di supporto di ossigeno, che sono malati con una storia di malattia più breve rispetto a quelli che devono essere intubati. Tutto questo per dire che verosimilmente, quando finalmente avremo la possibilità di utilizzare questo farmaco ancora più precocemente nella storia naturale della malattia, potremo veramente definirne il reale placing therapy, il reale ruolo terapeutico. Però i dati che abbiamo a disposizione fino adesso sono già abbastanza convincenti per affermare il concetto che prima colpiamo, meglio è, che è un concetto che governa la terapia antimicrobica da 100 anni. Professore, quindi appunto ci ha spiegato che è il corretto timing, è il corretto paziente che poi è importante e che fanno evidenziare anche questi dati. Ecco, quindi spieghiamo bene proprio perché, come agisce Remdesivir, come funziona questo antivirale? Un antivirale che funziona un inibitore dell'RNA polimerase del virus, che quindi lavora su un enzima fondamentale per la replicazione virale. Quindi agisce sul virus,
ma noi sappiamo che la malattia da Covid è una malattia virale nella sua fase iniziale, ma che poi gran parte dell'insufficienza respiratoria è supportata da un eccesso di risposta infiammatoria. E che cosa innesca questa risposta infiammatoria eccessiva? Non lo sappiamo con sicurezza, probabilmente ci sono più cause che concomitano nell'innescare la risposta infiammatoria in eccesso. E una di queste è sicuramente la carica virale. Quindi, più siamo capaci di ridurre la carica virale, minore è l'effetto trigger che il virus stesso determina nell'innescare la risposta immunitaria eccessiva. Quindi è una terapia eziologica, è una terapia che va alla radice del problema. E quindi è una terapia irrinunciabile per un infettivologo, capito? Voglio dire. Ecco, professore, e la vostra esperienza qual è stata e qual è con Remdesivir? La nostra esperienza com'è stata? Perché adesso di malati gravi di Remdesivir non ne vediamo, di malati gravi di Covid non ne vediamo più, di malati sintomatici ne vediamo veramente pochi. La nostra esperienza è stata un'esperienza in cui noi facevamo di tutto per trovare la scusa per trattare il paziente il prima possibile. Però purtroppo avevamo dei limiti prescrittivi legati al fatto che il farmaco veniva rilasciato dall'ente di controllo governativo, da AIFA, dall'agenzia del farmaco, veniva rilasciato secondo dei criteri che erano stati indicati dalla ditta produttrice, che prevedevano che il paziente fosse in insufficienza respiratoria. Il nostro atteggiamento era che appena il paziente aveva un minimo di insufficienza respiratoria tale per cui bisognava mettergli un dito di ossigeno, gli facevamo Remdesivir, proprio nella idea che prima colpiamo meglio è. E l'esperienza è stata sicuramente un'esperienza favorevole. Ora, ci sono in letteratura, sono stati presentati 98.000 casi trattati con Remdesivir, quindi i 300-400 casi trattati a Bologna non fanno giurisprudenza, però certo, sono solo medicina descrittiva, però certamente la nostra sensazione è una sensazione di farmaco efficace e soprattutto concettualmente per un infettivologo è impossibile rinunciare a una terapia eziologica.